27esima giornata del campionato di prima categoria Girone C, si affrontano il San Gemini ed il Fabro, entrambe le squadre che lottano per entrare nei playoff. 47 punti per i padroni di casa, 44 per gli ospiti, padroni di casa che partono forte con una conclusione di Sgrignani che termina di poco a lato e poi sul corner, girata alta da parte di Granocchia. San Gemini inizia meglio in questo primo tempo, altra conclusione alta di poco. Questa volta da parte di Passeri. Occasione poi per il Fabbro che entra in area di rigore. Calcia col mancino. Da buona posizione il numero 9 Magdan. Pallone che termina di poco a lato. Attacca ancora il San Gemini con Passeri che mette in mezzo col mancino. Non arriva all'appuntamento col gol di pochissimo Catalani. E poi calcio di rigore per il Fabbro. Uscita fallosa di Chetarrini su Magdan. Non ha dubbi l'arbitro, rigore dal dischetto proprio il numero 9, Magdan, intuisce Chitarrini e tocca, ma non basta, Fabbro in vantaggio, 1-0, gol del numero 9, Christian Magdan, che porta dunque in vantaggio gli ospiti. Nella ripresa ci prova il San Gemini, conclusione debole, che termina sul fondo, poi calcio di punizione di Passeri, pallone che sfiora l'incrocio dei pali dall'altra parte. Ottima chance per il San Gemini. Il Fabbro che invece cerca il raddoppio con Vergari che calcia in qualche modo in due tempi. Fa sul pallone Chitarrini. Ancora altra chance per il Fabbro, solo davanti al portiere Magdan. Salta Chitarrini. Per l'arbitro questa volta aveva fermato tutto per fuorigioco. Non c'è dunque il calcio di rigore. Attacca il San Gemini. Calcio d'angolo, pallone messo in mezzo, prova una conclusione debole. Stavolta il numero 19, poi la pallone che rimane in area di rigore. Altro tiro che sfiora il palo con il mancino, ci ha provato Finistauri. Nulla di fatto, altro angolo per il San Gemini che attacca a testa bassa. Questa volta arriva il pareggio da parte di Sgrignani, il numero 20 fa 1-1 che anticipa tutti sul primo palo e mette in porta. Pareggio del San Gemini, gol molto importante proprio per non farsi raggiungere in classifica dal Fabbro. San Gemini che prova a vincerla, pallone in area di rigore, viene cileccato, poi una conclusione, gran parata da parte di Mollichella che tiene il risultato sull'1-1. E San Gemini però che nel finale ci prova, Passeri ancora Mollichella, va a togliere la palla dall'incrocio dei pali su un gran mancino di Passeri e quindi punteggio finale, San Gemini 1, Fabbro 1. Partita direi dominata perché abbiamo preso l'unico gol sul rigore senza che loro abbiano mai, mi sembra, non hanno battuto mai in calcio d'angolo, ma neanche di rimporta, quindi sono rammaricato perché comunque era una spinta importante verso i playoff contro una diretta concorrente. Da una parte sono anche felice perché nonostante le tante defezioni che abbiamo avuto questa settimana siamo riusciti comunque a riprendere una partita che, insomma, il calcio è così, sono partite che crei e non riesci a fare gol e spesso le perdi. Quindi adesso cerchiamo di chiudere il discorso playoff il prima possibile, sapendo che ancora è difficile perché adesso andiamo a Pantalla che ancora è in lotta per il quinto posto. Vediamo, speriamo bene, dai. Una partita da parte mia che mi vede contentissimo perché mi sono presentato in un campo di una squadra forte, lo dice la classifica, senza sette titolari, quindi è chiaro che sinceramente mi ero anche un po' preventivato di poter perdere senza troppi rimpianti. Invece poi abbiamo fatto un bellissimo primo tempo, i ragazzi sono andati oltre quello che secondo me oggettivamente erano le loro possibilità. Devo dire che il secondo tempo abbiamo passato pochissime volte il centrocampo perché avevamo una squadra ovviamente rimaneggiatissima, ma c'ho un rammarico su un episodio abbastanza netto e chiaro dove l'arbitro ha fischiato un fuorigioco assolutamente inesistente su un calcio di rigore nettissimo, poi perché il portiere ha travolto il mio centravanti in maniera evidente, come si vedrà dalle immagini. Posso garantire al 100% che l'azione era assolutamente regolare. E se si andava sul 2-0, poi sono quelle partite che magari non ti meriti di vincere, ma che a volte non hai vinto e ti meritavi di vincere, quindi
avrei preso il risultato anche con, diciamo, con merito, perché poi alla fine loro hanno sì pressato, fatto, ma abbiamo subito un paio di occasioni clamorose. Ma ripeto, sull'1-0 il mio rammarico è che c'era un calcio di rigore clamoroso. E questo però non toglie i meriti dei miei ragazzi che oggi, parecchi per la prima volta, altri richiamati da una pensione che avevano già col gioco del calcio, hanno dimostrato un attaccamento, una serietà, una intelligenza anche a gestire le loro forze, che è meravigliosa, e di questo li ringrazio, sono molto contento, molto soddisfatto.